Tra promesse di facilitarci la vita e dubbi sulla salute, ora l'allarme dei meteorologi confonde i satelliti, il rischio previsioni meteo inesatte. Domani grande cerimonia in onore di Vincenzo Balzani, che per un'ingiustizia venne escluso dal Nobel per la chimica del 2016, il suo ritratto. La sfida contro il riscaldamento globale si può vincere, ma a Madrid le Nazioni Unite dicono ora servono fatti, la Cina chiede accordi finanziari. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza e dell'ambiente. Il 5G promette di cambiarci la vita, accelerando le comunicazioni, offrendo servizi ultraveloci, dalle auto a guida autonoma alle operazioni chirurgiche a distanza. Ma crescono anche i timori per la cybersicurezza e la salute, in attesa di certezze dalla comunità scientifica. E intanto l'allarme arriva dai meteorologi. Cinzia Di Cianni. C'è molto vapore nelle proteste dei climatologi riportate da Nature. Scienziati come Erika Lee, che guida l'Agenzia sul coordinamento delle radiofrequenze dell'OMM, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, sostengono che la nuova rete 5G disturberà i satelliti dedicati all'osservazione della Terra, minacciando l'esattezza delle rilevazioni. Il vapore acqueo presente in atmosfera, che alimenta nubi e temporali, è rilevato dai satelliti e fornisce dati fondamentali per l'accuratezza delle previsioni meteo. Ma questo vapore emette un debole segnale proprio alla frequenza di 23,8 GHz adiacente alle bande utilizzate dal 5G. Una vicinanza che potrebbe confondere i satelliti e i loro sensibilissimi strumenti e dunque generare errori. Per evitarli si dovrebbe abbassare il volume del rumore, cioè delle interferenze generate dalle antenne 5G. Ma sui valori necessari si sono scontrati i delegati dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni riuniti a novembre a Sharm el-Sheikh in Egitto. Fra i meno 55 decibel watt proposti dall'OMM, i meno 42 indicati dalla NASA e sostenuti dall'Europa e i meno 20 chiesti invece dal governo degli Stati Uniti, si è raggiunto un accordo su un'attenuazione di 33 decibel watt fino al 2027, che arriverà a meno 39 dopo quella data. Un compromesso che, commenta il direttore tecnico Enrico Russo, non soddisfa neanche l'Agenzia Spaziale Italiana, impegnata nelle attività di osservazione della Terra in Europa, condotte anche con satelliti Meteosat e Metop. Secondo uno studio pubblicato ad agosto da Science, l'aumento di 100 volte nella velocità di trasmissione promesso dal 5G potrebbe riportare le previsioni meteo ai livelli degli anni 80, mentre la GSMA, che rappresenta 750 operatori mondiali, sostiene che i timori dei climatologi sono infondati. Una soluzione al problema richiederebbe una forte collaborazione internazionale per coordinare le trasmissioni terrestri in modo che siano attenuate o interrotte durante il passaggio dei satelliti. Sempre più difficile è dunque trovare un equilibrio tra gli interessi commerciali e tecnologici a breve termine e gli imperativi a lungo termine del benessere e della sicurezza delle persone, affidati in misura crescente ai satelliti. A volte grandi scienziati meritano il Nobel, ma non lo ricevono. È il caso di Vincenzo Balzani. Nel 2016 non entrò nel gruppo dei premiati per la chimica, nonostante i suoi straordinari lavori sulle macchine molecolari. Domani all'Accademia dei Lincei ci sarà una grande cerimonia in suo onore, una sorta di riparazione per il Nobel mancato. Virginia Novellini della TGR Emilia Romagna lo ha incontrato a Bologna. Allora vediamo insieme il ritratto di questo straordinario scienziato. C'è una novella di Primo Levi che dice appunto questo: se sei uno scienziato, non fare l'ipocrita, non pensare che poi le tue ricerche, tu sai bene a cosa portano le tue ricerche, e quindi sai bene, lui dice, che se l'uovo che covi ti darà un cobra o ti darà
una cosa bella, e quindi devi decidere tu, perché hai una grande responsabilità di fronte alla società. È questa la consapevolezza che ha sempre guidato Vincenzo Balzani, classe 1936, professore emerito all'Università di Bologna, un Nobel sfiorato per il rilevante contributo dato allo sviluppo di importanti branche della chimica, dalla fotochimica alla nanotecnologia molecolare. Uno scienziato fra i più autorevoli al mondo, su cui testi, tradotti e adottati perfino in Cina, si sono formate generazioni di studenti, e risoluto nel dire dei no per difendere l'ambiente e la pace. Un giorno ho ricevuto una lettera dalla esercito americano che mi diceva se volevo andare a discutere con loro quelle che potevano essere le conseguenze militari delle mie scoperte. Io ho detto no, mi spiace, non ci vengo proprio. Ricerca e insegnamento, queste le passioni di Balzani, e fu proprio un docente a cambiare il suo destino. Ciò scientifica Forlì, abbiamo avuto un grande, bravo professore di chimica. Io però stavo già pensando di diventare ingegnere nucleare, perché era il tempo del nucleare, era gli anni 60, capisci? Poi dopo questo professore era così bravo che in qualche modo, insomma, ci mise dentro il fuoco della chimica, e 4-5 di noi si erano chimica all'università. L'interazione della luce con la materia. Per la sua tesi di laurea nel 1960 Balzani scelse la fotochimica, di cui già un secolo fa fu precursore Giacomo Chamichian, cui ha dedicato l'istituto, lo stesso che Balzani, romagnolo originario di Forlì in Popoli, non ha mai abbandonato nonostante le chiamate dall'estero. Già 10 anni dopo io avevo scritto un libro in inglese, anzi ce l'hanno chiesto perché avevano pubblicato dei lavori in America, una casa editrice si era accorta che era un campo poco sfruttato, aveva pensato facciamo un libro e ce l'ha chiesto. Abbiamo fatto questo libro è andato molto bene, è stato definito da qualcuno la Bibbia di quel campo specifico lì. Gli studi sulle macchine molecolari e le nanotecnologie, declinati in centinaia di pubblicazioni, infine l'impegno nella divulgazione sulla sostenibilità, specie tra i ragazzi. Al mondo abbiamo due problemi gravi, secondo me, al giorno d'oggi. Uno è quello ecologico-ambientale, e però l'altro è quello delle disuguaglianze, perché le disuguaglianze stanno sempre crescendo, e in un mondo disuguale non si può naturalmente vivere bene. Fondamentale per la tutela del pianeta la lotta agli sprechi, alla cultura dell'usa e getta, e soprattutto l'abbandono dei combustibili fossili e il passaggio alle energie rinnovabili a partire da quella solare. Sviluppare il fotovoltaico è importantissimo e lo stiamo sviluppando, ma andiamo troppo adagio, perché ci sono dei forti interessi che contrastano. Una battaglia che vede in campo anche i giovani dei Fridays for Future, guidati da Greta Thunberg. È stata una cosa molto bella, anche perché non è che dice io vi dico, no, gli scienziati ci dicono, quindi noi a questo punto, se non crediamo agli scienziati, come si fa? Infine il rapporto intenso con la spiritualità. Scienza e fede si oppongono come una mano, il pollice e le altre dita, ma opponendosi però possono prendere in mano tutto. Ancora un caso di morte per meningite, il secondo nelle ultime 2 settimane. Stavolta a Brescia ha perso la vita una ragazza di 19 anni. La meningite si trasmette per via respiratoria. Per il contagio è necessario stare a contatto stretto e prolungato con la persona infetta o trovarsi in luoghi molto affollati. Può colpire chiunque e nella forma batterica è estremamente pericolosa. Possiamo proteggerci con il vaccino, ma funziona e come? Elena Cestino. Era in perfetta salute Veronica Cadei, 19 anni. La sua, a Brescia, è stata una morte improvvisa per una malattia terribile che l'ha stroncata in poche ore, la meningite da meningococco C. Difficile da diagnosticare, questa infezione batterica ha un decorso molto rapido e violento. La meningite è un'infiammazione delle meningi che rivestono encefalo e midollo spinale. Tra le cause di meningite, il meningococco, circa 200 casi l'anno in Italia. Quello C è uno dei più aggressivi ed è anche uno dei più diffusi nel nostro paese e nel resto d'Europa. Può lasciare danni permanenti molto gravi, sordità, idrocefalo, ritardo mentale, ad esempio, e in un caso su 10 uccide. Potenzialmente siamo tutti a rischio, ma i dati a disposizione dicono che i più esposti sono i bambini sotto i 5 anni, gli adolescenti e i soggetti immunodepressi. Contro la meningite di tipo C esiste un'arma, è il vaccino.
In Italia viene offerto gratuitamente ai bambini tra i 13 e i 15 mesi di vita, da solo o in forma quadrivalente, in grado cioè di contrastare anche i sierotipi AYV135. Il quadrivalente è disponibile gratuitamente anche per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni ed è raccomandato, oltre che per le persone che già soffrono di patologie croniche, anche per chi frequenta comunità come gli asili o i collegi universitari o luoghi molto affollati come le discoteche. Le formulazioni più diffuse dell'antimeningococco C sono vaccini coniugati, contengono una frazione polisaccaridica dell'agente infettivo da cui devono proteggere, ma anche una proteina che permette sia di generare anticorpi molto efficienti, sia di sviluppare una memoria immunologica che ricorda all'organismo nel tempo come difendersi. Ma serve davvero? Nel Regno Unito ha funzionato. 20 anni fa, era il 1999, la vaccinazione fu estesa a tappeto a tutti i bambini e ragazzi da 0 a 18 anni e la meningite è praticamente scomparsa non solo nei vaccinati ma anche tra gli adulti che non lo erano. Con l'effetto gregge, oltre manica, i casi sono passati da 1500 a poco più di 10. Quello che si è appena concluso è stato il novembre più caldo mai registrato, con una temperatura globale superiore di oltre mezzo grado rispetto alla media. Dato appena rilasciato dal Centro Climatico Copernicus dell'Unione Europea. Intanto alla COP25, la conferenza sul clima di Madrid, arrivano le analisi. Serviranno centinaia di miliardi di euro ogni anno per attuare il programma di azioni per il clima. Ma si dice anche che la sfida contro il riscaldamento globale si può vincere, servono azioni concrete. Anche la Cina è d'accordo e punta sugli accordi finanziari. Laura De Donato. Dobbiamo tagliare il 7,6% di emissioni di gas serra all'anno per il prossimo decennio. È la scienza a quantificare in una sola cifra l'impegno da affrontare per contenere il riscaldamento globale sotto la soglia di 1,5 gradi di aumento delle temperature rispetto all'era preindustriale. Lo dice l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato in vista della conferenza sul clima in corso a Madrid. Un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Lo stesso rapporto però ci avverte che nell'ultimo decennio le emissioni sono aumentate globalmente dell'1,5% l'anno, nonostante l'impegno di alcune nazioni virtuose, gli accordi internazionali, le conferenze e la crescita dell'economia verde che punta sull'energia rinnovabile, circolare e sul taglio di emissioni e consumi. A Madrid convergono le pressioni di un crescente movimento giovanile che spera in un futuro possibile. Quelle di Papa Francesco, che agli oltre 200 paesi riuniti a Madrid ha detto che è una sfida di civilizzazione per il bene comune contro l'interesse individuale al consumo irresponsabile e che la finestra per vincere è ancora aperta. Ma come ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ci troviamo nel paradosso di avere trovato le tecnologie e i mezzi per vincere, ma non la volontà politica. La Cina ieri alla COP25 ha portato un messaggio di speranza dicendo di volersi impegnare a trovare i metodi migliori per finanziare la lotta ai cambiamenti climatici e a completare i negoziati sulle regole di attuazione degli accordi di Parigi. Una promessa importante da parte di una grande potenza economica. Ma la stessa Cina rappresenta il paradosso di cui il mondo è ancora prigioniero. È il più grande mercato del carbone e il più grande mercato dell'energia pulita al mondo. Un paradosso dovuto alle crescenti richieste energetiche della Cina e al primo rallentamento dell'economia cinese in 25 anni. E così, dopo aver trainato l'industria delle rinnovabili per diversi anni, ora sta raddoppiando il sostegno al carbone e tagliando i sussidi alle fonti pulite. Mancano 20 giorni al Natale e il nostro cervello è in fibrillazione. Addobbi e lucine colorate sollecitano infatti specifiche aree cerebrali, attivando emozioni natalizie. L'Università di Copenaghen ha pubblicato sul British Medical Journal uno studio in cui lo spirito del Natale è stato rilevato da una risonanza magnetica. Alcuni volontari erano abituati a celebrare il Natale, altri non erano interessati alla tradizione. Sottoposti a risonanza mentre visionavano immagini a contenuto natalizio, i sentimentali del Natale aumentavano l'attività cerebrale in determinate aree: corteccia premotoria frontale associata alle emozioni condivise, corteccia somatosensoriale primaria coinvolta nelle informazioni sociali e aree del cervello che predispongono alle emozioni spirituali. Prepariamoci dunque a un'intensa attività cerebrale
cerebrale nei prossimi giorni. Ed è tutto per oggi, Leonardo torna come sempre domani alle 14.50 su Rai 3, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.